2018. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao Luciano, ciao. Erano qua girati di là, erano tutti girati. Senti, ma se è così in un cinema, come fai quando sei a Campovolo? Cioè, come fai quando ce ne sono 100.000? Vedi, per esempio, ecco una cosa che vedrete... Cioè, ti distrai sì, sentendo sì, quello loro che ti dico. Loro mi distraggono sempre. È uno dei motivi per cui uso il gombo quando faccio i concerti, perché io tendo a soffermarmi sulle loro facce singole, perché un conto è vedere una roba d'insieme, cioè le 100.000 persone di Campovolo, è un conto invece entrare in uno specifico, vedere un po' come ti sembra che ogni faccia stia vivendo. Quindi, ogni faccia è quella che riesci poi a vedere, cioè quindi in genere le prime file. Quindi arrivi con il fatto che praticamente, cioè, è impossibile non perdere il filo di te, per me è impossibile, per cui ho sempre bisogno di avere comunque da buttare l'occhio giù, però mi devo a mia volta godere lo spettacolo che forse è anche meglio di quello che stanno vedendo loro, cioè lo spettacolo che io dal palco secondo me è meglio di quello che vedono loro. È più bello. Questo però è una grande cosa per loro, perché essendo stato io, diciamo, dalla parte loro, meno dalla parte tua, perché non ho mai fatto un concerto con 100.000 persone davanti, a volte uno si chiede, quando sei vicino, ma magari mi vede? Cioè, invece tu stasera vi vede, si ferma. Vedi che vedo delle facce di gente che ha consenso. Ecco. Ho delle testimonianze a favore di questo. Sì, non solo li vedo, ma mi soffermo, il che vuol dire per l'appunto ingarbugliarsi un po' con il testo. Senti, siamo per vedere 30 anni in una sera, in un giorno, in questo caso in quella sera lì dell'estate del 2022. Però questo è un film su quella sera, è un film sui tuoi 30 anni, è un film anche su quell'urgenza che avevi di farla quella serata lì. Sì, una cosa che comincio a fare un po' di spoiler. Allora, una cosa che vedrete sicuramente è, per quanto sia stato possibile, tutta l'emozione con cui noi siamo arrivati a quel concerto. Cioè, io adesso c'è un periodo che vogliamo dimenticare, ma che abbiamo bisogno di ricordare, che è ovviamente il periodo del Covid, e che ha fatto sì che comunque, in ogni caso, io avrei fatto quel concerto a distanza di 3 anni da quello precedente, perché era l'anno precedente al Covid, non avevo fatto concerti. Il che vuol dire arrivare lì con tutta la frustrazione del non fare concerti. Qualcuno li ha contati per me, e prima di Campovolo erano 820-830 concerti quelli che ho fatto. Quindi potete immaginarvi cosa sia stato per me non farli per 3 anni. Arrivo con frustrazione, rabbia, impazienza, l'angoscia che ha vissuto, come quella che ha vissuto chiunque di noi in quel periodo causa Covid, e anche, forse per la prima volta, ansia da prestazione, nel senso che comunque era il concerto forse più complicato che io dovessi mai fare. Erano 3 ore di concerto, c'erano comunque tutti i musicisti, che vuol dire cambi palco e quindi anche problemi tecnici frequenti, e soprattutto 6 duetti da mettere in piedi con amici, cantanti con cui avevo avuto a che fare, cosa mai fatta da me fino a quel momento. Quindi arrivare lì con tutta questa tutto questo po' di roba, non solo da preparare, ma soprattutto da preparare emotivamente, vedrete che lo vedrete, si sente, si percepisce quell'emozione. Devo dire che, ne approfitto per dire che il povero regista, che adesso magari non so se vale la pena lo chiami tu quando decidi che è giusto. Okay. Il povero regista, che è Marco Salo, era lì a dover testimoniare questo momento, mentre noi non ne volevamo sapere di lui, cioè nel senso che lui doveva strappare quello che gli serviva per il film, ma noi eravamo lì a mandarlo a quel paese, certo. Spesso e volentieri, no, spesso e basta, va, perché in realtà, cioè, avevamo bisogno di star concentrati, non avere non solo il pensiero, ma l'idea di qualcuno che ti rubasse anche un momento di fragilità.
come effettivamente in quel momento eravamo fragili perché fin troppo emotivi. E l'emozione la vedrete anche, credo, proprio tanto anche nelle immagini del concerto. Adesso me ne taccio per un po'. Allora, sentiamo il racconto anche di chi ha visto tutta questa emozione, che poi sarà quello che vedrete voi tra poco, perché c'è tutta. Io chiamerei a questo punto il povero regista. Chiamiamo Marco Salom. Il povero buonasera. Regista. Marco, ciao. Ciao, buonasera. Marco, com'è stata essere testimone di questa esplosione di emozioni, di emozioni soprattutto? È stata un'avventura incredibile, pazzesca, entusiasmante quanto complicata. Effettivamente Luciano era concentrato sulla preparazione del live ed era comprensibile dopo 3 anni di stop che quella fosse la sua priorità. Però io sono stato accanito, determinato, mi sono preso qualche vaffa, ma non ho mai mollato il colpo, e alla fine siamo riusciti a portare a casa un materiale che era assolutamente soddisfacente per dare una idea di questi primi 30 anni della carriera di Luciano, che è in piena corsa e che ovviamente non possono essere riassunti in 2 ore. Però qui abbiamo cercato di dare delle sensazioni e una strada che avesse così un inizio e una fine, che mi è piaciuto molto fare. Qual è stato il momento più difficile? Cioè, quel vaffa lì, quando è che l'hai preso? Ce ne sono stati tanti. Io ho dovuto a un certo punto far finta di andare via, smontare la macchina, smontare il cavalletto, nascondermi dietro un albero e riprendere da dietro l'albero, mandando il fonico dietro un altro albero con un boom per l'audio. E Luciano mi ha lasciato fare, stava bevendo una birretta, e poi a un certo punto mi ha detto: Marco, 5 minuti e poi via. E quindi in quei 5 minuti... Bello. Allora, un attimo, perché ci stanno vedendo anche più di 100 sale collegate. Bello. In tutta Italia per questa serata. E io in realtà non posso restituirvi quello che stiamo vedendo qui, perché c'è un... Allora, loro stanno alzando quelli che erano praticamente quei piccoli cartelli, sì, che hanno alzato anche a Campovolo, sì, perché quelli li avete recuperati lì, no? Immagino, sì. Che come vedete è il 30 più 2, sono di Campovolo, il 30 che sono più 2. Insomma, i più 2 ovviamente sono i 2 anni che ci ha toccato aspettare. Quanto di emozioni ci hai fatto parlare. Sono anche lassù, vi vediamo un po' più lontani, ma ce E grazie per esserci sempre stato. Ci sono tutta una serie di cartelli, ragazzi, lo dico per tutto il resto d'Italia. E poi c'è anche un'altra cosa, ci vediamo il 5 luglio a San Siro. Però lì ormai è andata, dici, la pandemia, non c'è più lo stop, quindi è più tranquilla adesso. Adesso siamo decisamente più tranquilli, no? Anche perché poi ci siamo un pochino potuti rifare anche con le Arene di Verona che abbiamo fatto a settembre-ottobre dell'anno scorso, ho fatto qualche data nei club europei, insomma ho ripreso a divertirmi e quindi allora, mi serviva. Guarda, vorrei trovare il modo per fare invitare i ragazzi a quel clima di quando hanno alzato a Campovolo quei cartellini. L'unico modo per farlo è far cantare Luciano. Allora, Marco, noi ci vediamo dopo. Io so anche, perché leggo qui, che cosa canterà Luciano, ma non ve lo dico.